Salve e benvenuti! In questo video vedremo come sono riuscito a riparare un controller della PlayStation 4 per un mio amico. Sì, al mondo c'è qualcuno di così incosciente da affidarmi pure qualcosa da riparare. Eh no, non l'ho raggirato, sapeva benissimo che lavoro da cani. Ma torniamo alla riparazione, ovviamente, dopo la sigla. Non sono un gamer, anzi, in realtà faccio anche abbastanza schifo a giocare. Però, ogni tanto mi piace rilassarmi con qualche videogioco. Cosa? Ma se devo ancora via la partita? Così. Soprattutto in questi anni di pandemia e lockdown, mi sono preso una PlayStation 4 per giocare più che altro online con dei miei amici. Uno di questi, recentemente, mi ha chiesto se potevo controllare almeno uno dei suoi controller, perché due dei suoi joystick avevano cominciato a dare noie. E questo è il controller in questione. Come prima cosa l'ho collegato alla mia PlayStation per vedere se il problema si ripeteva anche nella mia console e ho deciso di provarlo proprio con il gioco che il mio amico avrebbe utilizzato sicuramente di più, CTR. E in effetti, a parte essere completamente scarico e dovevo lasciare sempre attaccato un cavo, faceva anche a me lo stesso difetto. In pratica, anche senza toccarlo, rimaneva come premuta una freccia verso il basso. Nonostante tutto facesse pensare che fosse la leva analogica, ho controllato con cura per averne la certezza. Ispezionando bene, alla fine, diciamo che al 99% ero sicuro che fosse una delle due leve analogiche. Infatti, da bravo investigatore, diciamo che ho notato un piccolo, abbastanza piccolo, segnale di malfunzionamento. Infatti, quando veniva premuto L3, si incastrava e doveva essere tirato su a mano. Sì, lo so che potevo anche collegarlo al PC e controllarlo con dei programmi appositi per vedere qual era la parte che non funzionava, ma sinceramente non avevo grossi dubbi, diciamo. Dando un'occhiata online, ho trovato anche diversi tutorial che spiegavano come recuperare i controller analogici senza cambiarli, ma come vi spiegherò poi, in realtà ho deciso subito di sostituirli con dei pezzi di ricambio trovati online. Considerando i miei video fatti da cane, penso che in pochi mi prenderanno sul serio. Ma volevo solo avvisare che ovviamente la riparazione che ho effettuato non è alla portata di tutti e se non si hanno le competenze giuste si può fare danni seri o irrimediabili al controller. E soprattutto, io sinceramente non sapevo cosa stavo facendo. Come prima cosa, ho provveduto ad aprire il controller semplicemente svitando le quattro viti posteriori. Una volta tolte, facendo leva sulle plastiche, sono riuscito a separare la parte frontale e posteriore. Ovviamente bisogna stare un po' attenti perché sono collegate da un flat cable, da dove staccare poi per lavorare sull'elettronica di mio interesse. Staccata la batteria, svitata l'unica vita centrale e sconnesso il flat cable situato nella parte superiore, ho potuto separare l'ultima parte delle plastiche ed avere un completo accesso allo stick analogico. Volendo lavorare più comodi, si possono anche dissaldare i fili dei motori per la vibrazione e separare il PCB dall'ultima intelaiatura in plastica e dal circuito flessibile con i contatti dei pulsanti nella parte frontale. Così mi sono messo a dissaldare lo stick analogico aiutandomi con il dissaldatore che mi sono autocostruito. E sì, presto dovrò fargli un upgrade perché la potenza è appena sufficiente. Magari dissaldarlo non è proprio semplice, perché ha tantissimi piedini, ma alla fine ci sono riuscito. Ho ripulito per bene le piazzole e successivamente mi è bastato solo saldare il componente nuovo e richiudere il tutto, facendo quello che ho fatto per smontarlo, ma al contrario, ovviamente. Richiusa anche la parte posteriore, bastava solo provarlo a accendere. E... niente. Come niente? Non da segni di vita? No, ho sbaccato un controller da 50 euro. E adesso che faccio? Forse scappo all'estero. In Messico, all'estinzione. Ma poi mi sono ricordato di una cosa fondamentale. La batteria inizialmente era scarica. Infatti, una volta collegata alla micro USB, il controller funzionava perfettamente. Ora il difetto era scomparso. E anche provandolo per un po', non ho trovato problemi. Anzi, secondo me era anche più preciso e fluido. Il problema è, semmai, che anche il controller migliore del mondo non mi farebbe arrivare primo. Meglio ridarlo al mio amico, che lui sì che sa come usarlo. Ma prima di passare al risultato finale, vediamo nel dettaglio il pezzo che ho cambiato e perché ho detto che si potrebbe provare a ripararlo
senza di saldare niente, ma che sinceramente sconsiglierei di fare. Infatti, il controller analogico, di base, è formato da due trimmer e un pulsante. In poche parole, questi due quadratini di plastica sono i due potenziometri, mentre il pulsante è situato qua in basso. I trimmer sono direttamente collegati all'asta che, muovendosi, li fa ruotare, riuscendo quindi a rilevare il movimento dell'asse X e Y, modificando la resistenza. Ma analizziamo meglio il funzionamento e prendiamo l'asse X come riferimento, tanto i due assi sono identici. In poche parole, applicando una tensione in questo modo, nella posizione iniziale, diciamo il punto 0, si avrà metà della tensione di alimentazione in uscita, avendo il trimmer posizionato esattamente a metà. Spostando la leva verso destra, il trimmer ruoterà cambiando gradualmente il suo valore fino ad arrivare a una tensione massima di alimentazione. Stessa cosa spostandolo verso sinistra, dove però in questo caso il trimmer calerà fino ad arrivare al potenziale di ground. Ora, semplicemente collegando un ohmmetro al pezzo difettato, si può notare come non funzioni correttamente. Misurando con l'ohmmetro i due terminali ai più esterni, possiamo misurare il valore totale del trimmer. Misurando invece tra uno dei due pin più esterni e quello centrale, possiamo vedere il valore di uscita. Come prima cosa possiamo subito notare che il valore al punto 0 è centrato, infatti dovrebbe avere circa metà del valore totale della resistenza, e di come non vada a 0 ohm o al massimo della sua resistenza, muovendo al limite destro e sinistro l'asta. Cosa che invece succede nel pezzo di ricambio nuovo. Ora molta gente online ho visto che consiglia di smontare due trimmer e ripulirli. Infatti il trimmer è formato da due superfici che strisciano a contatto. Utilizzandolo per parecchio tempo, essendoci un minimo di sfregamento, il potenziometro tende a consumarsi e creare una piccola polverina all'interno, senza escludere che poi è possibile che anche dello sporco esterno entri e faccia lavorare peggio tutto il potenziometro. Pulendolo sicuramente andremo a rimuovere tutte queste impurità, migliorando il funzionamento, ma a mio parere se il pezzo è consumato, sinceramente non si potrà sperare che solo pulendolo torni come nuovo. Infatti questo tipo di riparazione non solo è temporanea, ma a mio parere non si avrà un controller perfetto. Come visto precedentemente, quello rotto non arriva né al massimo né al minimo anche pulendolo. Sostituirlo sicuramente è la soluzione migliore, anche perché il pezzo di ricambio costa meno di 3-4 euro. Diciamo che sono disposto a spendere questa cifra se si sta così salvando un controller da 50-60 euro. E ora il risultato finale. E devo dire che almeno questa volta le luci RGB da gamer ci stanno proprio bene. Se siete arrivati fino a questo punto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale per supportarmi, per restare sempre aggiornati ai miei ultimi video e aiutarmi a crescere. Ci vediamo presto, ciao!